Amici di Video Corigliano, siamo nuovamente in compagnia di Simona Di Jacopo. Ciao Simona, grazie per la tua presenza. Simona Di Jacopo era candidata capolista nella costituente del Nazionale per il Partito Democratico e la lista Rosy Bindi, Democratici Davvero, ha ottenuto, come tutti sappiamo, un enorme successo. Quindi Simona è stata eletta, adesso inizierà per lei veramente un duro lavoro. Partiamo proprio da qui. Qual è stata la forza di questa lista, secondo te, che ha avuto così tanto peso sulla gente, soprattutto qui al Sud Italia? Grazie innanzitutto a Vito Corigliano per il nuovo dell'intervista e la ringrazio soprattutto perché in questa fase delle primarie ha dato voce soprattutto ai giovani nelle interviste e anche a coloro i quali non sono scesi direttamente in campo. Ho visto con grande piacere l'intervista dell'amico Giuseppe Candreva, perché per rispondere alla domanda, credo che l'apporto in più che ha tributato il valore aggiunto alla lista Bindi Democratici Davvero è stato il fatto che la lista Bindi era rappresentata tutta da giovani professionisti che non avevano mai ricoperto incarichi politici, ma che con coraggio sono scesi in campo proprio per dare forza e rinnovamento a questa politica che ormai era un po' frammentaria. È proprio in questo contesto che la lista Bindi Democratici Davvero ha avuto la meglio rispetto ai tanti che si erano presentati nelle diverse liste. Una sorta di nuovo che avanza e non vecchio che resiste. Questo è l'augurio che io faccio a me stessa, ma soprattutto a coloro i quali vorranno appoggiare questo mio progetto politico e che hanno creduto nella nostra lista. A proposito di vecchio che resiste, qui a Corigliano, malgrado qualcuno lo neghi, è stato portato avanti una specie di duello, il solito duello che si ripropone ogni qualvolta si va a votare, quello fra Genova e Pagenza. Ecco, una giovane come te, che è riuscita comunque nel suo intento, con le proprie forze, come reagisce di fronte ancora a questi vecchi duelli politici che si ripresentano ogni volta? Innanzitutto ho visto con grande poca soddisfazione il fatto che sulla stampa locale, anziché dare prevalenza a quello che è stato il 14 ottobre, un giorno di grande partecipazione democratica in cui i cittadini hanno avuto finalmente la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, e a Corigliano ricordo che i cittadini di Corigliano hanno scelto due rappresentanti donne a livello nazionale, me e l'amica Adriana Crispo, attuale vice sindaco di questo comune, e quindi segno di grande anche stabilità politica che spero vada avanti anche per rinnovare e risollevare le sorti del nostro comune, nonché nella mia stessa lista il primario di cardiologia dell'ospedale Trebisacce Pierluigi Aragona e il consigliere regionale Franco Pacenza. Proprio partendo da qui, ciò che mi ha deluso è stato il fatto che si è dato prevalenza a una sorta di duellismo. Bisogna smetterla con questo duellismo, in quanto la politica ha bisogno di riscattarsi, di dare risposte ai bisogni e alle esigenze della collettività e della gente, e non basarsi sulla forza dei numeri e basarsi su coloro i quali hanno gestito potere e quindi vogliono dimostrare la loro forza. Penso che il 14 ottobre i cittadini hanno avuto la possibilità di scegliere e si è avuta una selezione naturale in cui resteranno a casa coloro i quali volevano dimostrare la forza di essere potenti. Ecco, come dicevo prima, adesso inizia il lavoro per te, naturalmente qualcosa cambierà. Quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi progetti per il futuro? Come affronterai un impegno così importante? Con enorme sincerità, so sulle mie spalle da una parte molto il coraggio di affrontarla, da un'altra parte il senso di responsabilità. Spero che molti giovani, sia coriglianesi sia di tutto il collegio che mi ha votato, mi stiano vicino proprio per cercare di fare un progetto comune che risponda alle esigenze di tutti. Innanzitutto riporterò, credo di poterlo fare, i problemi della siperitide sul tavolo di concertazione, i problemi soprattutto della scuola, dell'istruzione nonché della salute. È un progetto comune che tutti noi dobbiamo stringerci insieme per far prevalere le nostre esigenze e i nostri bisogni.
credo e spero che questo il Partito Democratico avrà la possibilità di apportare. Allora, per concludere, che cosa vogliamo dire a quelle persone che hanno avuto comunque la forza di credere in qualcosa di nuovo, di credere in qualcosa che va contro la vecchia politica? Grazie, grazie, grazie. L'alba di una nuova era sicuramente ci sarà. Sicuramente ti ringraziamo, complimenti per il risultato ottenuto e per quelli che otterrai in futuro. Grazie a voi, buonasera.